bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come la qualificazione ai quarti di finale di Champions League da parte del Milan ha portato grande soddisfazione in casa rossonera. Il pareggio in casa del Tottenham ha consentito agli uomini di Pioli di superare il turno e di vedere raggiunto un obiettivo della stagione, ossia quello di entrare nelle prime otto d'Europa. Non è però tempo di festeggiamenti per tutti in casa rossonera. Ci sono infatti alcuni calciatori che appaiono ormai definitivamente, o quasi, fuori dai progetti di Stefano Pioli. Per loro è ormai certo l'addio alla fine della stagione con il Milan che cercherà nuove strade per la propria rosa. Milan, i quarti di finale rilanciano il club anche dal punto di vista economico. La soddisfazione di tornare nei quarti di finale di Champions League dopo 11 anni è grande in casa Milan. Il club ha applaudito pubblicamente i propri ragazzi per il risultato raggiunto ed ora è pronto a godersi anche le entrate economiche che questo obiettivo regalerà. Solo il passaggio del turno infatti porterà nelle casse del club meneghino più di 10 milioni di euro senza contare sponsor e nuove entrate derivanti dai biglietti per lo stadio. Ora la squadra di Pioli dovrà lavorare per cercare di blindare la qualificazione alla prossima Champions League prima di rituffarsi nella massima manifestazione continentale in attesa di capire chi sarà il prossimo avversario. Calciomercato Milan, tre calciatori ormai fuori dai piani di Pioli. In un gruppo molto unito come quello dei calciatori a disposizione di Pioli c'è anche chi sta trovando meno spazio in questa stagione. C'è infatti chi non è riuscito a fare breccia nel tecnico rossonero e appare destinato a lasciare il club a fine stagione. A centrocampo c'è stato infatti finora pochissimo spazio per Adli e Vranskz. I due, arrivati durante la scorsa estate a Milanello, sono stati utilizzati con il contagocce dall'allenatore rossonero che non li ha schierati anche quando è stato fatto un ampio turnover. I due giovani sono al Milan con due situazioni contrattuali diverse. Il francese è del Milan a titolo definitivo e per lui si apriranno le porte di una cessione in prestito a fine anno. Il belga classe 2002 è arrivato in prestito dal Wolfsburg con un diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Davvero troppi per pensare ad una sua conferma al Milan per la prossima stagione. Oltre ai due centrocampisti appare ormai fuori da ogni tipo di piano tattico futuro anche Dest. Il terzino statunitense è arrivato alla fine dello scorso calciomercato estivo in prestito dal Barcellona. I catalani chiedono circa 20 milioni di euro per il cartellino del laterale che non viene ormai impiegato in campo da Pioli da tempo. Lasciato fuori anche dalla lista per la Champions League, l'esterno non è stato impiegato nemmeno a ridosso delle sfide europee lasciando intendere come ormai sia fuori da ogni piano per il futuro. Ci sono poi altre situazioni che andranno valutate in vista della prossima stagione. Una è relativa a gabbia con il difensore classe 1999 che ha perso posto nelle gerarchie per via dell'esplosione di Thiago. Anche un senatore appare in difficoltà al momento. Davide Calabria infatti ha perso la spazio con il nuovo modulo con il ruolo di esterno di centrocampo che non gli si addice e la difesa a tre blocca il suo utilizzo come terzino. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. We'll get on and go. I've never seen an older man nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for some